Abbiamo adesso gli strumenti per poter studiare un oggetto molto utile e molto diffuso, il cosiddetto salvavita, il relay differenziale. Adesso capiremo cos'è, come funziona, come si usa e perché ci salva la vita. Allora, il relay differenziale è sostanzialmente quello che già sta fatto alla lavagna qua. È un circuito magnetico, attorno a cui sono avvolti due solenoidi, non è altro che questo. L'accortezza che dobbiamo avere, quindi vi faccio il disegno, è la seguente: quella di considerare due avvolgimenti con lo stesso numero di spire, con lo stesso numero di spire, e avvolti in maniera opposta rispetto a quello che sta fatto qui. Quindi se questo è avvolto così, l'altro sarà avvolto così. Così. I due. N. Quindi stesso numero di spire e avvolti in versi opposti, diciamo così. Che cosa succede in questa situazione? Beh, il ragionamento che abbiamo fatto prima vale tale e quale, la stessa identica struttura, il risultato quindi è lo stesso identico. Quello che cambia è che al posto di N1 I1 ci metto N per I1, l'ho chiamato N per numero di spire del primo avvolgimento, al posto di N2 I2 ci metto meno N per I2. Dove n, vabbè, il numero di spire anche del secondo avvolgimento, il meno viene fuori dal fatto che questa volta, vedete, la corrente buca la superficie uscente e non entrante, per come orientato, lo vedete? E quindi c'è un segno meno da portare in conto. La conseguenza è che il flusso φ che circa che c'è in questa struttura alla generica sezione, questa è la generica sezione S, il flusso che è questa sezione qui, è legato, vedete, alla differenza delle correnti 1 e 2. Quindi non appena le correnti 1 e 2 sono differenti, nasce un flusso in questa struttura. Io posso in qualche modo rilevare questo flusso usando un terzo avvolgimento non alimentato. Il momento qui. Quindi questo non è funzionale al funzionamento dell'oggetto, è solo di rilevazione. Perché? La tensione, se usiamo questo N-ril, per dire il numero di spire dell'avvolgimento in rilevazione, la tensione V sarà pari a D in DT del flusso concatenato con questo avvolgimento, chiamiamolo lambda ril, ovvero N ril per dφ in DT. Con lo stesso ragionamento abbiamo sempre fatto, il flusso concatenato con questo avvolgimento si scrive come N ril volte il flusso della sezione che ho chiamato φ. No. Questo vuol dire che se le due correnti sono differenti, il flusso diventa diverso da zero. Quando sono uguali è zero. Immaginate che a un certo istante esse diventano diverse. Immaginate che a un certo istante le due correnti siano uguali. Dopo un po', per un qualsiasi motivo che fra un minuto discuteremo, le due correnti diventano differenti. Quindi nasce un flusso, da che era zero, nasce un flusso diverso da zero. Quindi c'è una sua derivata che si manifesta come tensione ai morsetti, di N-ril. Quindi questa tensione può essere usata per rilevare una differenza di corrente. Questa tensione può essere usata per comandare, per esempio, un interruttore che apre un circuito. Quindi questo è un relay differenziale, nel senso che è un oggetto sensibile alle differenze di corrente.
cioè è un oggetto in grado di fare un'azione quando la differenza di corrente I1 meno I2 è diversa da 0. In particolare si può tarare, diciamo così, perché intervenga quando la differenza di corrente supera una certa soglia. La tipica soglia utilizzata è quella di 30 mA. A casa nostra ci sono questi salvavita, adesso vediamo come vengono utilizzati. E in quel caso, per quelli di casa nostra, la sensibilità di questi oggetti è di 30 mA, nel senso che se la differenza di correnti 1 meno 2 supera i 30 mA, allora viene rilevata questa differenza di corrente e si agisce di conseguenza. Al di sotto non si fa niente. Allora, come viene usato? Come viene usato? Allora, anzi, cancello qui. Questo mi serve. Allora, vediamo se questa lavagna da sola ce la faccio. Allora, come viene utilizzato? Allora, ricordiamo come è distribuita l'energia elettrica a casa di ciascuno di noi. Ricorderete che la distribuzione è fatta da un sistema trifase con neutro, a causa dei problemi di non equilibrio dei carichi. E ciascuno di noi a casa propria ha a disposizione, a parte l'ente locatore, una fase e un neutro. Quindi la situazione che si viene a creare è questa. C'è il generatore dell'Enel, questo sarebbe la tensione stellata del generatore dell'Enel, questo è il centro stella, diciamo, e questa è una fase. Il mio impianto elettrico è collegato fra la fase e il neutro. Ok? Abbiamo questo F per dire la fase, questo N per dire il neutro che è collegato al centro stella. Va bene? Ricordate, non è il sistema complessivo. Le due correnti in questione sono esattamente queste, I1 e I2. Quindi il relè differenziale a casa nostra è utilizzato per rilevare differenze di corrente fra la fase e il neutro. Quindi immaginate questo accrocco qua collegato qui. D'accordo, non lo faccio in disegno, non ci siamo capiti. Allora, come funziona il tutto? Allora, per capire il funzionamento del sistema complessivo bisogna sottolineare il fatto che il filo neutro, cioè il centro stella dei generatori dell'Enel, è collegato a terra tramite un'opportuna resistenza di terra. Quindi qui fra il centro stella e il punto a potenziale zero all'infinito, diciamo così, c'è la resistenza di terra. Indico così il riferimento potenziale al potenziale zero, no? Come sempre abbiamo fatto. Questa è, vediamo R con N, è la resistenza del collegamento a terra del filo neutro. Che cosa c'è, sto dicendo? Sto dicendo che l'ente, questo non lo facciamo noi, questo lo fa l'ente erogatore. L'ente prende il centro stella dei suoi generatori, ci prende un filo, lo collega ad un dispersore lì dove c'è il generatore dell'Enel, che fa da luogo a quella resistenza di terra a causa della resistività del terreno che sta attorno al dispersore dell'Enel. Ok, quindi non ci riguarda questo. Però ci serve sapere che c'è, perché il funzionamento del sistema complessivo dipende anche dalla presenza di questo collegato. Quindi il primo punto di partenza è che il centro stella dei generatori dell'Enel è collegato a terra tramite un dispersore da parte dell'Enel. Allora, in situazioni normali, chiaramente l'oggetto in questione, pensiamo alla lavatrice intanto per fissare le idee, è un bipolo e come tale le correnti I1 e I2 nella fase e nel neutro sono uguali e quindi l'interruttore differenziale non fa nulla. Sta lì, diciamo, rileva corrente uguale, differenza di corrente zero, flusso zero, non succede nulla. Benissimo. Supponiamo adesso che l'involucro della lavatrice, proprio la carcassa, che io qui disegno così schematicamente,
che normalmente è isolata dal sistema elettrico, quindi è un oggetto metallico che circonda la lavatrice, ma non è elettricamente funzionale. Dicevo, supponiamo che questa carcassa, a causa di un difetto, di un guasto, diciamo una rottura dell'isolante del cavo, tanto per dire, venga in contatto, qui segno così questa cosa per dire, viene in contatto elettrico qui con la fase. Quindi la carcassa, accidentalmente, per a causa di un guasto, viene a contatto con la fase. Quindi normalmente la fase, no, sapete, è inguainata da un isolante, diciamo perfetto. Se questo isolante si rompe, a causa dell'utilizzo e così via, il filo che c'è dentro, cioè la fase, può venire a contatto elettrico con la carcassa. Bene, qual è la conseguenza di questo guasto? Allora, supponiamo che adesso io, mi metto io in gioco in prima persona, sto caricando la lavatrice, tocco la carcassa della lavatrice. Allora, dal punto di vista elettrico, io posso essere rappresentato, diciamo con una certa approssimazione, da una resistenza. La resistenza del corpo umano varia a seconda di molti fattori, a seconda dell'età, del peso, della composizione del corpo in termini di acqua, grasso e così via, varia in dipendenza, che so, dalla callosità delle mani, insomma ci sono vari parametri che influenzano questo valore. Tuttavia, diciamo, come ordine di grandezza, possiamo dire che un corpo umano è assimilabile ad una resistenza di alcune migliaia di ohm, 2000 ohm, 3000 ohm. Questo è l'ordine di grandezza. Allora, che cosa succede? Io sono questa resistenza, la chiamo R con C per dire la resistenza del corpo. Un'estremità di questa resistenza, la mano con cui sto toccando la carcassa, è questo punto qui. L'altra estremità della resistenza sono i miei piedi, che sono collegati al terreno, che ho indicato qui con questo riferimento. Allora, se io avessi le scarpe di gomma, io qui avrei una resistenza aggiuntiva, che sarebbe la resistenza delle suole di gomma, che si frappone fra me e il terreno. Supponiamo che io sia talmente pazzo da fare caricare la lastoviglie a piedi nudi, vabbè. E quindi qui non c'è niente, quindi c'è direttamente il terreno che ho indicato qui come riferimento dei potenziali. Allora, che cosa succede in questo caso? Succede che nel mio corpo circola una corrente, la chiamo I con C, che circola qui dentro, nel mio corpo, e nella resistenza R con N. Quindi fluisce qui, poi finisce nel terreno si ricongiunge a questo dispersore e chiude il circuito in questo modo. Questa corrente I con C, se vediamo questo schema, viene fuori, è diviso R con C più R con N, se faccio bene i calcoli, no? Mi trovate? Eh sì, direi di sì. Bene, se io faccio il calcolo di questa quantità, qui ci metto 220 volt, qui ci metto 2000 ohm, qui ci metto, questa sarà più piccola, sarà decine di ohm come ordine di grandezza questa, viene fuori un valore di corrente che mi uccide. Che cosa succede quando la corrente attraversa il corpo umano? Beh, ci sono diciamo diversi effetti negativi per il corpo. Allora, il primo è legato banalmente all'effetto Joule. Come in qualsiasi conduttore, anche il mio corpo si riscalda al passaggio di corrente. Quindi se io sono attraversato da corrente posso essere soggetto ad ustioni, proprio brutalmente così. Ma non è tanto, cioè non è solo questo il problema. Il problema è che il nostro corpo funziona usando degli impulsi elettrici per comandare i muscoli. Quando il nostro corpo viene attraversato, queste correnti sono piccolissime normalmente, quando il nostro corpo viene attraversato da una corrente di quell'ordine di grandezza lì, questa corrente diventa molto superiore a quella normalmente comandata dal nostro cervello. Questo vuol dire che i nostri muscoli si contraggono involontariamente a causa del passaggio della corrente attraverso il corpo.
E questo ha una serie di conseguenze sul cuore, che è un muscolo, quindi ci può essere fibrillazione del cuore, cioè il cuore comincia a battere in maniera del tutto irregolare a causa di questi comandi, diciamo, impropri, in termini correnti, ma anche blocco respiratorio, perché anche il muscolo della respirazione si blocca. Quindi per questo motivo, diciamo, una corrente di qualche di frazioni di ampere, quali quelli che vengono da questo calcolo, sono letali assolutamente, perché questi effetti sono talmente gravi che portano alla morte dell'individuo entro pochissimo. Quindi la fulminazione in questo consiste un passaggio di corrente talmente intensa attraverso il corpo umano da provocare conseguenze irreparabili. Bene, anzi male. Allora, come facciamo a risolvere questo problema? Allora, se io considero adesso la legge di Kirchhoff ad una superficie chiusa, che può essere anche stesso questa carcassa, comunque, una superficie chiusa tipo questa, che cosa potrò scrivere? Scriverò che meno i 1 più i 2 più i con c uguale 0. Ho scritto la legge di Kirchhoff a quella superficie chiusa, no? Somma le correnti uscenti uguale 0, secondo i riferimenti c. Il che vuol dire che i con c è pari a I1 meno I2. Se ho fatto ben tanto. Sì. In altri termini, il fatto che io venga attraversato da una corrente fa nascere una differenza tra le correnti di fase e di neutro. C'è scritto proprio questo qui, no? Quindi nel momento in cui la corrente attraversa il mio corpo, nasce questa differenza di correnti, che può essere rilevata dal relè differenziale. Il relè differenziale nota questa differenza di correnti e comanda l'interruzione del circuito. Comanda qui un interruttore che interrompe in apertura il circuito. In questo modo mi salva la vita, nel senso che la corrente che mi attraversa viene interrotta immediatamente nel minimo tempo necessario e quindi auspicabilmente non ci sono tutte le conseguenze negative che ho prima descritto. Quindi per questo si chiama salvavita, perché riesce a salvarmi la vita quando io ho questa disavventura. Questo si chiama contatto indiretto, perché io sono a contatto con una zona che non, normalmente non è in tensione, ma che a causa di un difetto di isolamento, di un guasto e così via, è intenzione impropriamente, quindi io indirettamente tocco un filo che non dovrei toccare, ma non è che ci metto le mani sopra, quello sarebbe un contatto diretto. Se io prendo il filo della fase, lo sguaino e ci metto le mani sopra, a parte il fatto di volermi suicidare, quello è un contatto così più diretto. Okay. Invece questo è un contatto indiretto, perché diciamo, non l'ho voluto io. Bene, quindi effettivamente il salvavita ci salva la vita, perché funziona così come vi ho detto. Tuttavia, ai fini di una più efficace protezione, il salvavita da solo, diciamo, no, non basta. Perché? È chiaro che in questo ragionamento che vi ho fatto, è vero che il salvavita mi può conservare potenzialmente la vita, ma è pur sempre vero che io vengo attraversato da una corrente, sia pure per brevissimi istanti, cioè il tempo che poi il relè differenziale faccia scattare l'interruttore. E questo può essere dannoso, perché magari non muoio, però rimango, diciamo non molto contento. Se avessi i capelli, direi mi si drizzano i capelli in testa, non la posso neanche più. Allora, forse posso usare stesso quel disegno. Allora, qual è l'idea allora? L'idea è quella di utilizzare il collegamento a terra anche per la carcassa del dispositivo della lavatrice. In altri termini, cosa dico? Allora, immaginiamo che io non abbia toccato, quindi c'è stato il guasto, quindi questa carcassa è in tensione, quindi se io toccassi mi farei male. Ma supponiamo adesso che io abbia collegato la carcassa dell'oggetto a terra con un il collegamento a terra di cui abbiamo parlato qualche tempo fa. Quindi ci sarà un filo, quello con la guaina giallo-verde, no? Che avete probabilmente visto nei sistemi elettrici di casa vostra, che è collegato al dispersore sotto casa mia, questa volta il dispersore di casa mia.
il terreno attorno al dispersore di casa mia darà luogo a una resistenza di terra che chiamo R con T, in questo modo qua. D'accordo? Questo quindi è la resistenza di terra relativa al dispersore di casa mia. Se io faccio questa operazione, è facilissimo rendersi conto che se la carcassa va accidentalmente in tensione a causa di un difetto di isolamento, nella resistenza RT circola una corrente I con T legata a, questa volta sarà, scrivo qua, I con T uguale E diviso RT più R con N. Stesso ragionamento di prima. Qualcuno mi ha su schermo, ho perso il filo. Ah sì, allora. Quindi circolano correnti con T. Questa corrente I con T potrà essere rilevata dall'interruttore differenziale perché anch'essa dà luogo alla differenza di correnti I1 e I2. È lo stesso ragionamento di prima. Quindi in questo modo, in pratica, cioè scriverei in pratica adesso I con T uguale I con 1 meno I con 2 in questa nuova situazione, ok? In pratica è come se dicessi che la resistenza di terra del dispersore di casa mia fa lo stesso lavoro in grado che faceva prima la resistenza del mio corpo, cioè quello di drenare corrente e rendere diverse le due correnti 1 e 2. Quindi in questo modo siamo in grado di rilevare il guasto tramite questa corrente che attraversa la resistenza di terra prima che io tocchi. Quindi è preventiva la cosa. Quindi interruttore differenziale scatta, come si dice, cioè interrompe il circuito, perché è in grado di rilevare un difetto di isolamento in questo modo qua. Quindi mi preserva anche dal fatto di toccare, sia pure per breve istante, una parte dell'impianto impropriamente in tensione. Quindi, come vedete, sono importanti l'uno e l'altro. E anzi, l'una e l'altra quantità, l'uno e l'altro dispositivo, cioè la resistenza di terra e il relè differenziale, vanno fra di loro coordinati, perché lavorano insieme, no? Abbiamo capito. In particolare, il ragionamento che si fa è il seguente. Ora, quello che è pericoloso per la persona, abbiamo detto, è la corrente che attraversa il corpo umano. Tuttavia, le norme stabiliscono dei limiti per quanto riguarda la tensione a cui è sottoponibile il corpo umano. Diciamo perché è più semplice poi da considerare questo vincolo in tensione, perché insomma sì, tecnicamente è più facile avere a che fare con questo che non sul vincolo in corrente. In particolare le norme stabiliscono, sotto determinate ipotesi, non sto qui a menzionarvi, poi potrete approfondirle nei corsi successivi, che una tensione alternata di 50 volt valore efficace può essere a 50 Hz può essere indefinitamente sopportata da un corpo umano. Questo non è del tutto vero, nel senso che una tensione 50 volt comunque non fa proprio niente, voglio dire, però magari non mi porta proprio al camposanto, mettiamolo così. Comunque sia, le norme questo stabiliscono, 50 volt è un limite di tensione che teoricamente possiamo sopportare. Allora, che cosa noi facciamo? Allora, se noi consideriamo questa situazione che abbiamo prima descritto, la tensione che si manifesta, la chiamo V con T, fra la carcassa e il terreno, è ovviamente pari a R con T per I con T. Adesso, questa quantità voglio che sia minore di 50 volt. D'accordo? In questo modo, la tensione che c'è fra la carcassa e il terreno al più è 50 volt, se io pongo quel limite. E quindi, teoricamente, anche se tocco, al massimo vedo 50 volt e quindi sto a posto, non mi succede niente di irreparabile. Ne segue che la resistenza R con T deve essere minore di 50 volt diviso la corrente I con T.
Ma quanto vale la corrente continua? La corrente continua, vedete, è pari alla differenza che si manifesta tra le correnti di fase in meno. Quindi il massimo valore che questa può raggiungere è pari a 30 mA, perché al di sopra di 30 mA l'interruttore, il relè differenziale, comanda l'apertura del circuito. Quindi al più io avrò 30 mA. Quindi questa quantità deve essere minore o uguale di 50 volt diviso 30 mA. Ok? Che fa 1.7 kΩ, qualcosa del genere, se ho fatto bene. Quindi questo ragionamento mi dà una idea di qual è l'ordine di grandezza della resistenza di terra che io devo garantire per il dispersore di casa mia. Quindi quando voi da ingegneri poi vi troverete a fare magari un collaudo di un impianto di terra, per sapere se il valore che poi viene fuori alla misura, che si fa con certe procedure che studierete nei corsi successivi, se per sapere se quel valore è accettabile o meno, dovrete fare dei ragionamenti di questo tipo, cioè sapere, confrontare questo valore con quello ammissibile che viene fuori da questi campi. Vi faccio osservare che se su uno stesso dispersore, quello sotto casa mia, convergono più appartamenti, quindi se ci fosse un dispersore, se io abitassi da solo, ok, in una villetta, e io ho il mio interruttore differenziale, il mio dispersore, questo ragionamento finirà perfettamente. Se io avessi invece un condominio in cui ad uno stesso dispersore giù al palazzo convergono più appartamenti, ciascun appartamento contribuisce con 30 mA di corrente massima, perché ciascuno può avere, diciamo, più 30 mA. Questo vuol dire che la corrente non è 30 mA, ma è n volte 30 mA, dove n è il numero di appartamenti che converge su quello stesso dispersore. Quindi in questo caso il valore di resistenza è 1.7 kΩ diviso il numero di appartamenti, perché appunto la corrente che attraversa quel dispersore può essere più grande. E la cosa da osservare qui è che se anche uno solo degli appartamenti non avesse il salvavita, andrebbero in crisi tutti quanti. Perché questo? Perché se anche uno solo degli appartamenti non ha il salvavita, significa che la corrente che attraversa la resistenza può essere molto superiore a 30 mA, perché non c'è più questo vincolo. Ma se la corrente è molto superiore ai 30 mA, la tensione che c'è qui può essere molto superiore a 50 volt. Ma questa tensione si manifesta fra tutte le carcasse collegate allo stesso dispersore nella terra. Quindi anche se il mio vicino non ha l'interruttore differenziale, sono io che ho più di 50 volt fra la carcassa e terra. Quindi è importante che tutti quanti abbiano le cose a posto, l'impianto elettrico fatto come si deve, perché altrimenti rischia tutto il palazzo se è collegato allo stesso dispersore. Va bene, io chiaramente vi ho fatto un ragionamento molto semplificato, in realtà diciamo ci sarebbe parecchio da approfondire su questi aspetti. L'ambito della sicurezza elettrica è una cosa molto molto importante e diciamo anche di una certa complessità. Io qui vi ho fatto vedere solo alcuni flash, giusto per farvi capire alcuni concetti fondamentali che sono poi quelli che potete anche ritrovare a casa di ciascuno di noi, chiaramente. Però su questo ci sarebbe molto da approfondire, certamente lo farete nei corsi successivi. Però la base di partenza sono ragionamenti di questo tipo, quindi gli elementi sono quelli che abbiamo visto in queste settimane, cioè il relè differenziale, la resistenza di terra e così via, sono oggetti che funzionano così come ve l'ho descritto. Poi il sistema complessivo può essere di complessità molto superiore a quelli semplicissimi che stiamo qui analizzando, però mattoncini dovreste averli tutti quanti. Quindi chi poi è interessato approfondirà queste cose a tempo debito.